Sì, lo so, dovrei aspettare di tornare a casa e fare la recensione tranquillamente davanti al computer, però sono stanco morto, ho dormito 5 ore stanotte e non so se ce la farò e voglio farlo uscire adesso il video. Quindi mi accompagnate a casa, se seguite il canale sapete che ogni tanto faccio queste cose, ho la mia mezz'oretta da fare a piedi, auto. E quindi voglio parlarvi di un film che mi ha molto sorpreso, sono un po' stanco, scusate, che è Romeo e Giulietta di Veronesi. Perché io avevo paura? Per Veronesi, che come al solito dirige e scrive. Perché Veronesi è quello che ha distrutto il mito, fra virgolette, dei Tre Moschettieri, perché ha fatto i due film, quelli con Favino. Mastandrea e chi era l'altro? Che poi, guarda caso, proprio oggi ho visto il film, la seconda parte dei Tre Moschettieri, Milady, che è del regista francese Bourguignon, che è un'altra cosa. Veronesi ne aveva fatto una parodia e poi di solito, ma io parlo di 3-4 anni fa, e di solito i film di Veronesi sono un po' bruttini. Non che abbia una brutta idea di regia, però non si può dire che sia brillante. Fase di scrittura, quindi. Visto il trailer, di che parla? E si capisce subito. C'è questa ragazza che, per ragioni che non si spiegano nel trailer, vuole fare Romeo nello spettacolo di Romeo e Giulietta. Aspettate. In realtà ho detto ragazza, ma è una giovane attrice sui 30 anni, che per ripicca posso aggiungere qua verso il regista che è Sergio Castellitto, vuole fargliela pagare per il provino perso. Adesso spieghiamo, non troppo in realtà, del perché è perso questo provino, e quindi fa Romeo vestendosi da uomo, nessuno la riconosce nelle sembianze maschili, e quindi poi alla fine si vede nel trailer, svelerà questo trucco davanti a tutti. Quindi è una trama che sulla carta mi spaventava più che altro per una questione di credibilità, cioè come può essere che nessuno se ne accorga? Eppure devo dire che nel film è abbastanza credibile, cioè lei sembra un uomo, sì, un po' effeminato, ma appare come un uomo delicato magari. Ecco, forse la tradisce un po' la voce, ma secondo me col tempo si ci abitua. Quindi il trucco super promosso e quell'aspetto di credibilità funziona. La pecca, che posso spoilerare, fra virgolette, è che quando tu lavori in uno spettacolo di registi di questo livello, ma in generale, devi fornire la carta di identità. Scusate. La carta di identità. E questo non avviene nel film, chiaramente. Sarebbe stato carino dimostrare come lei si fabbrichi questa carta d'identità falsa, inventandosi un passato come attore, anche perché scegli un nome bizzarro, no? Che è un po' antisgamo, tra virgolette, no? Però vabbè, questa è una commedia un po' giocosa. Il film mi è piaciuto molto, abbastanza. Diciamo che gli aspetti più scabrosi dell'essere donna nei panni di un uomo non vengono toccati. Ecco, c'è un po' sul sesso perché vari elementi del palco ci proveranno con lei, cioè con lui, e quindi c'è questo gioco. Però devo dire che ho apprezzato diverse cose, andiamo a parlarne. Auto. Ah. Pregi. La delicatezza con cui viene trattato il tema, questo è fondamentale. Non c'è lo smonologone, certo il sottotesto è femminista, ma in maniera giusta, nel senso, sono donna e poi il personaggio interpretato dalla Foglietta ha un passato difficile, ecco, che l'ha portata a essere vista molto negativamente, per cui questo mi è piaciuto, il modo in cui viene trattato questo tema. Funziona bene. C'è anche Margherita Bui che fa la nonna della nostra Pilar e va bene, funziona.
è piaciuto. Ho adorato le recitazioni degli attori, soprattutto Castellitto, forse uno dei migliori ruoli in carriera, perché fa questo patriarcale regista teatrale, una sorta di Nanni Moretti che se la tira tantissimo e che è un dittatore essenzialmente. È qua che si innesca la vendetta della protagonista. Devo grattare dappertutto. Ed è fantastico perché il nostro Castellitto ha un'evoluzione durante il film, ma i suoi momenti sketch comici dove lui fa questo regista sopra le righe è favoloso. Il modo in cui distrugge gli attori ai provini è fantastico. Lei è stata bravissima e io sono contento perché la sto seguendo da un paio d'anni. Dopo Romantiche, che ho apprezzato per la sua interpretazione, non tanto per il film, che è un filmetto e quasi a episodi, però lei è brava, espressiva, sa essere sensuale, dolce, intelligente, simpatica, funziona tantissimo, come anche gli altri attori. Mi ha sorpreso Geppi Cucciari, che non mi fa ridere, che però qua risulta, come dire, sa entrare bene in sintonia con la protagonista, quindi ha questa ironia sferzante, quasi dialettale, funziona tantissimo. Poi la storia va normale, semplice, c'è anche un piccolo colpo di scena legato al fidanzato di lei che mi è piaciuto molto, funziona, simpatico, ecco, si poteva dosare male quella cosa. E invece no. Poi andiamo sui difettini, perché c'è, è un film sufficiente, ti do anche un 6+, però qualche difetto c'è. La regia è buona, anche se è semplice, però i difetti sono una colonna sonora un po' troppo presente, un po' troppo pesante, a volte, perché è una colonna sonora, come dire, consolatoria, che vuole spingere tanto sui sentimenti delle persone, sul trovare il buono negli altri, sai, quella tipica musica da commedia italiana per non far intristire il borghese, ecco, ci siamo capiti. Qua è un po' troppo, sì, e anche i momenti drammone. Avrei tolto qualche scena, alleggerito il film, avrei voluto vedere un po' di più alcuni momenti del Romeo e Giulietta interpretati da questi personaggi, che sarebbe stato interessante. E invece è tutto molto basic, però funziona. Finché consiglio, è carino, divertente, Castellitto superstar, pure lei è bravissima. Dai, ci sta. Quindi iscrivetevi, abbonatevi col tasto qua sotto, supportatevi in qualche modo e alla prossima. Ciao!